Giacomo Palanca, il sindaco di Bordighera, ha appena finito l'audizione qui, lei è stato sentito da Rosy Minghi e dalla Commissione Romana. Cosa le ha chiesto e cosa volevano sapere da lei? Volevano sapere dopo un anno di amministrazione come andava, hanno rilevato una questione che naturalmente non posso rendere pubblica, alla quale abbiamo risposto in maniera puntuale. Abbiamo dato anche le assicurazioni dal punto di vista che la mia amministrazione è vicina alle forze dell'ordine e al procuratore, quindi siamo molto attenti a tutto quello che succede nella nostra città. Siamo contenti di questa cosa perché comunque sia è una vicinanza dello Stato sul nostro territorio che è importante. Vogliamo ricordare che il comune di Bordighera, insieme al comune di Ventimiglia, è uno dei due comuni dei fiori che è stato sciolto circa 2 anni fa per infiltrazioni mafiose. Giacomo Pallanca è il nuovo sindaco eletto un anno fa, esattamente a maggio mi sembra dello scorso anno, quindi lei è pulito, è al di fuori di qualsiasi indagine, però giustamente la commissione antimafia vuole sapere da lei cosa succede a Bordighera dopo aver ascoltato prima di lei i commissari che per circa 2 anni hanno retto il comune di Bordighera. Ecco, lei come ha trovato questo comune dopo questo passaggio di consegna dai commissari mandati da Roma? Noi abbiamo trovato un comune che dopo 2 anni e mezzo di commissariamento è stato riorganizzato e regolamentato in ogni sua parte. Per la mia amministrazione e parte dal presupposto che essendo uomini di Stato e quindi i regolamenti fatti fossero corretti e in linea con tutte le normative e le leggi vigenti, abbiamo mantenuto gli stessi e continuiamo ad amministrare partendo dal presupposto di questi regolamenti e quindi facciamo il nostro da parte politica, non più però diciamo con una gestione forse ballerina, ma che sì nelle regole previste. Sì, quindi lei ha avuto una verità molto